trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Silvia Mercuriati. E io sono Elena Periale dell'Associazione Teatrale Progetto Zora, un'associazione attiva da 20 anni sul territorio regionale. Siamo organizzatori di eventi culturali e di stagioni teatrali. Siamo produttori di spettacoli che raccontano il contemporaneo, ma siamo anche formatori, poiché coltiviamo nei giovani e nei meno giovani la passione per uno strumento in grado di interrogare l'uomo e la società in cui vive. Scendere dal palco in questi anni ci ha permesso di sperimentare il linguaggio teatrale in luoghi diversi e contesti differenti. Una semina continua, in borghi, piazze, città, musei, sempre in dialogo aperto con il pubblico. E siamo qui oggi proprio a raccontarvi quello che sarà il prossimo progetto della nostra associazione, ovvero la stagione teatrale Sguardi, che si svolgerà a Pianezza e quest'anno sarà la sua seconda edizione. Il fil rouge della stagione è storie non ordinarie, personaggi reali e non, che mettono in luce percorsi e la condizione dell'essere umano di oggi. Un cartellone ricco di 9 spettacoli che viaggiano tra teatro, musica e danza. Il 27 di ottobre con uno spettacolo intervista al più grande drammaturgo di tutti i tempi, William Shakespeare, realizzato dalla compagnia toscana Sotterraneo. Poi a novembre, invece, presenteremo il nostro spettacolo Enigma Caravaggio, una crime story che porterà il pubblico a indagare la morte del pittore attraverso i suoi ultimi giorni di vita. E a dicembre, nella rassegna diffusa We Speak Dance, ospiteremo una delle più grandi coreografe italiane, Silvia Gribaudi, con lo spettacolo Peso Piuma, e a seguire il suo documentario Overture, realizzato da Andrea Zanoli. A gennaio ospiteremo invece lo spettacolo vincitore di Inbox 2022, questa splendida non belligeranza del romano Marco Ceccotti, e a febbraio la riscrittura per realtà virtuale di Così esse vi pare di Luigi Pirandello, riadattata e diretta da Elio Germano. A marzo invece Alessandro Blasioli ci racconterà la storia di due amici all'indomani del sisma aquilano. Arriviamo così ad aprile con la storia dell'ingaggio di Maradona al Napoli in quel lontano 1984. E infine, gli ultimi due spettacoli della stagione sono dedicati alla musica. Il primo è di Fabio Bonelli, che dopo aver viaggiato per 20 nazioni arriverà a Pianezza con Musica da cucina. E il primo di giugno, Concert Jouet di Paola Lombardo e Paola Torsi. In linea con la nostra poetica di teatro come strumento di valorizzazione dei beni culturali che cerca di portare il teatro fuori dal teatro, 3 sono le location che ospiteranno la nostra stagione. Il Barocco, ovvero la Chiesa di San Rocco, che con un decreto del 1982 è stato dismesso d'uso profano, per poi essere completamente restaurato, pur mantenendo la sua bellezza barocca, in un polo artistico e ricreativo. Il Cinema Lumière, che prima di essere multisala era il teatro cittadino, e infine lo splendido parco in stile inglese di Villa Lascaris. E sarà proprio Villa Lascaris ad ospitare la presentazione della stagione. Una presentazione che fungerà non solo per raccontare il cartellone, gli artisti, ma anche per spiegare il lavoro che noi portiamo avanti da 10 anni sul territorio di Pianezza. Un lavoro in sinergia con le associazioni, con i cittadini, con le istituzioni, che ci ha portato a costruire insieme un vero e proprio processo culturale in grado di intervenire con progetti, spettacoli, ma anche valorizzare i luoghi del territorio. Potete trovare tutte le informazioni riguardanti la nostra associazione su progettozoran.com, mentre il programma della stagione è consultabile su www.sguardi.art. Ricordiamo anche che la stagione teatrale Sguardi, è in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo Cortocircuito, è sostenuta dalla Fondazione CRT e dal Comune di Pianezza ed è in collaborazione con il Barocco e Villa Lascaris. Vi salutiamo lasciandovi con una citazione di Claudio Abbado. La cultura è un bene primario come l'acqua. I teatri, i cinema, le biblioteche sono come tanti acquedotti. Grazie per l'attenzione. A presto. Buongiorno a tutti e benvenuti alla trasmissione La cultura della legalità per costruire un futuro di valore.
Sono l'avvocato Sabrina Mariotti e mi occupo dell'ufficio legale dell'Associazione Vittime del Dovere. E con me oggi c'è qui l'avvocato Paola Maria Di Luccia, sempre dell'ufficio legale dell'Associazione Vittime del Dovere. L'Associazione di Volontariato Vittime del Dovere è stata fondata nel 2007 per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e magistratura caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata o al terrorismo. L'ente, che conta oggi circa 500 famiglie associate, è attivo da oltre 15 anni e opera su tutto il territorio nazionale affinché sia onorata la memoria dei caduti, venga approvata una legislazione rispettosa del sacrificio delle vittime, siano garantite eque e adeguate tutele alle famiglie dei caduti e degli invalidi e venga diffusa la cultura della legalità tra i giovani. L'associazione è infatti convinta che parlare di legalità oggi sia fondamentale per trasmettere ai giovani i valori fondanti della convivenza civile, anche allo scopo di prevenire le condotte illecite. Ma lascio la parola all'avvocato Di Luccia. Paola, puoi parlarci delle attività della cultura della legalità dell'associazione, per favore? Certo, Sabrina, ti ringrazio. Come accennavi, una delle attività specifiche di cui si occupa l'associazione sono i progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità, con il fine di formare i giovani all'educazione e alla legalità in modo tale, di fare anche una cultura rivolta alla prevenzione delle condotte illecite. Un'attività che ci vede impegnati da oltre 15 anni, per contribuire alla formazione didattica degli studenti. Si tratta di iniziative ufficiali che sono veicolate attraverso le piattaforme del Ministero dell'Istruzione, che da tempo patrocina questi progetti e con il quale abbiamo anche un protocollo di intese volto proprio a collaborare in queste attività di formazione per fare anche cultura della memoria, del sacrificio delle vittime del dovere. I progetti sono realizzati in collaborazione con le forze dell'ordine e le forze armate. In particolare parlo dell'Esercito italiano, Polizia di Stato, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Dei progetti che sono rivolti alle scuole di primo e secondo grado su tutto il territorio nazionale e che a partire dall'anno 2020-2021 sono fruibili anche online attraverso un'apposita piattaforma realizzata dall'associazione che è www.cittadinanzaelegalità.it. All'interno del sito, navigandosi e accreditandosi quindi con delle password, gli studenti possono trovare diverse sezioni che contengono i materiali web divisi per argomento e che sono realizzati sia dall'associazione ma anche dai rappresentanti stessi delle forze dell'ordine e forze armate. Per l'anno 2022-2023 i progetti realizzati in particolare sono due. Parliamo del concorso di idee dal titolo Vittime del dovere nella Costituzione, il lavoro è diritto e dovere, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, in tutta Italia. E poi abbiamo il progetto Interforze di educazione alla cittadinanza e alla legalità, Esercito italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica militare, Marina militare, in memoria delle vittime del dovere. Concludo dicendo che l'intenzione appunto dell'associazione è quella di costruire ogni anno un percorso di formazione che possa essere stimolante per i ragazzi delle scuole. Voglio sottolineare che tutte le proposte formative sono accessibili dal sito www.cittadinanzalegalità.it, sono accessibili da tutta Italia e quindi vi invito a visitare questo sito e per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi senza alcun problema all'Associazione Vittime del Dovere e visitare il loro sito www.vittimedeldovere.it. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio l'avvocato Paola Maria Di Luccia e spero di vedervi partecipare numerosi alle nostre proposte formative. Grazie. Grazie a tutti. Siamo con il presidente della Fondazione AMIL Sosteniamoli Subito, Francesco Costantino, per parlare, di questa fondazione. Sì, intanto vorrei ringraziare per l'opportunità che ci sta offrendo, vorrei ringraziare la regione che ci sta ospitando, il Piemonte, tutti i dirigenti AMIL e i nostri delegati della Fondazione sul territorio.
Bene, cerchiamo di comprendere meglio di che cosa si tratta e di che cosa si occupa, per chi si adopera. Sì, la fondazione che è nata grazie all'idea dell'AMMIL nel 2005, l'Associazione Nazionale per i Lavoratori e Mobilità del Lavoro, ha dato vita alla fondazione Sosteniamoli Subito con lo scopo principale di promuovere azioni assistenziali nei confronti delle vittime degli infortuni sul lavoro, nonché per sostenere alcune specifiche situazioni di difficoltà economica delle vedove e degli orfani decaduti sul lavoro. Oggi le finalità principali della Fondazione mirano alla realizzazione di progetti di elevato valore sociale e scientifico, promuovendo iniziative che abbiano concreto ricaduta positiva sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ma cerchiamo soprattutto di garantire un'adeguata assistenza a coloro che restano vittime del lavoro e ai loro familiari. Ultimamente c'è stato un accordo importante con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che porterà presto alla definizione di un protocollo d'intesa. Di che cosa si tratta? Certamente ci è stata data questa opportunità da parte del CNOP. Il protocollo offrirà, tramite l'ausilio di professionisti su tutto il territorio nazionale, supporto psicologico a tutti i nostri soci e i loro familiari che ne avranno fatto richiesta, con tariffe scontate del 30%. Il problema psicologico è particolarmente sentito anche nelle categorie di cui AMMIL si prende cura? Subire un infortunio o la perdita di un familiare crea innegabilmente un forte trauma, che difficilmente si supera senza l'ausilio di un professionista che aiuti a riprendere il cammino interrotto e trovare nuovi inizi, una nuova motivazione ed evitare ad altri ciò che è accaduto a te stesso. Ci sono obiettivi che sono stati concretamente raggiunti grazie all'impegno della Fondazione Sosteniamoli Subito? Possiamo indicarne due in particolare: la riduzione dei tempi di costituzione delle rendite superstiti da parte dell'INAIL, passati da una media di 8-10 mesi a una di 45 giorni, e l'istituzione in ogni regione di un fondo per i familiari decaduti sul lavoro. Quali sono state le più importanti iniziative promosse dalla Fondazione? Beh, in questi 20 anni di vita abbiamo realizzato uno studio di oltre 3 anni in collaborazione con la facoltà di psicologia dell'Università di Padova sulla ripercussioni e i danni a livello psicologico per le vittime del lavoro all'indomani di un infortunio, per dimostrare l'esigenza di prevedere una prestazione specifica da parte dell'INAIL. Iniziative volte a promuovere le finalità della Fondazione per raccogliere fondi da destinare alle vittime del lavoro. Sono stati banditi diversi concorsi per assegnare borse di studio per tesi di laurea in tema di prevenzione per i figli decaduti ed infortunati sul lavoro, in collaborazione con la Fondazione Banco di Sardegna e l'INAIL. Grazie ad un protocollo d'intesa con i maggiori sindacati CGIL, CISL e UGL, abbiamo realizzato e promosso campagne di informazione e sensibilizzazione per raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca per la cura delle malattie della asbestosi e lo smaltimento di siti contaminati. E infine, lo scorso Natale, grazie all'idea progettuale del maestro Francesco Bolzani, abbiamo allestito in 20 città d'Italia l'albero della sicurezza con i caschi da lavoro. Bene, ringraziamo Francesco Costantino, presidente della Fondazione AMMIL Sosteniamoli Subito. Per chi volesse delle altre informazioni può contattare il numero verde 800-180-943 oppure andare sul sito www.anmi.it. La sessione di esami sta andando malissimo e sono indietro sul piano di studi. Ma non posso dirlo ai miei. Li farei soffrire. Da quando ho perso il lavoro non so più come andare avanti. Devo fingere che tutto vada bene come sempre. Ma quanto potrò reggere?
Continuo a scorrere la rubrica pensando a chi potrei raccontarlo. A volte vorrei un amico sconosciuto per poter parlare liberamente. I miei genitori non mi capiscono e nemmeno i miei amici. Mi sembra di essere diverso da tutti. Mi ha detto che non lo farà più. Ma non so se posso crederci ancora. Me l'ho già detto tante volte. Con chi posso parlare di questo? Conosco così tante persone, eppure a volte mi sento così sola. Un grande amore. E alla fine mi dice che siamo troppo diversi. Finisce sempre così. Che delusione. Anche stavolta, anche lei. Non sopporto più i miei colleghi. Passano le giornate a ridere alle mie spalle. A forza di pensarci mi scoppia la testa, non so cosa fare. E poi, con chi ne parlo? Loro non lo sanno. Sto pensando di farla finita. Ci penso sempre più spesso. È così difficile. Non so come fare. Mi sento schiacciata da tutto questo, messa al muro e senza via d'uscita. Non mi sento lucida e da sola non riesco a chiarirmi le Non uscirò mai più da questa stanza, tanto non mancherò a nessuno. Non c'è niente per me lì fuori. Che vuoto sento oggi. Stamattina ho fatto un'immensa fatica ad alzarmi. Mia madre mi ha tirato giù dal letto e io avrei voluto solo starmene al buio sotto le coperte. Ma lei non smetteva di chiamarmi. Alla fine, pur di non sentirla strillare, mi sono messa in moto, come un automa, e sono andata a scuola. Mi sono seduta al mio banco, in silenzio, guardandomi attorno. I miei compagni ridevano, ma che cosa ci sarà mai da ridere? Io almeno non ne ho alcun motivo. È già tanto se non scoppio in lacrime davanti agli altri. I miei coetanei sono così superficiali, non ho nulla in comune con loro. Forse sono io quella sbagliata. A volte mi sento così inutile. Mi chiedo che senso abbia tutto questo. Il peggio è che non ho nessuno che mi voglia ascoltare. Tutti mi dicono sempre solo cosa fare, cosa pensare, come comportarmi. Chiedo troppo. Vi prego, solo ascoltatemi. Che cosa strana. Sembriamo tutti interconnessi con questo aggeggio perennemente in mano. Il cellulare dovrebbe metterci in contatto con il mondo intero. E invece? Faccio parte di un sacco di chat, eppure a nessuno svelerei i miei sentimenti più intimi. Certe cose meriterebbero l'ascolto attento e partecipe di un amico. Ecco. Avrei bisogno di un amico adesso. Quel volantino che ho preso a scuola, telefono amico, diceva che si poteva parlare con qualcuno pronto ad ascoltarti, ma parlava anche di una chat. Amico. Come fa ad esserti amico uno che non ti conosce? Ma non che le persone che conosco mi ascoltino. www.portaleamico.it. Scrivici lunedì e giovedì dalle 21 a mezzanotte. Sai che c'è? Ci provo. Adesso lo contatto questo telefono amico. Vediamo come va. Buongiorno a tutti e tutte, io sono Diana Gioffrè, vicepresidente dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti del Terzo Settore, Aprio DV, che da più di 30 anni si occupa dei diritti delle persone con disabilità della vista. Oggi parleremo di un importantissimo ausilio per l'autonomia delle persone cieche e ipovedenti, ovvero il bastone bianco.
Il bastone bianco infatti rappresenta, insieme al cane guida, il principale strumento di mobilità per le persone che hanno problemi visivi. Si tratta di un oggetto simile a un classico bastone, ma alto più o meno da terra sino all'ascella della persona, con un manico in gomma o in legno ed una punta fissa o rotante a seconda delle esigenze. Il bastone bianco da più di 200 anni rappresenta il principale ausilio per le persone cieche e ipovedenti per la loro mobilità ed orientamento e per la segnalazione. Per mobilità e orientamento intendiamo il fatto che attraverso il bastone bianco la persona può orientarsi nello spazio, ovvero individuare tramite un movimento quelli che sono i principali punti di riferimento sul suo percorso, ad esempio panchine, discese, pali, tutto ciò che può essere utile per capire che si è arrivati in un determinato punto del proprio percorso. Ma serve anche per la mobilità, ovvero per non farsi male, dato che attraverso il movimento con il bastone bianco è possibile individuare gli ostacoli, evitarli e non farsi male. L'altra funzione molto importante, come abbiamo detto, è quella della segnalazione. Infatti, le altre persone che ci circondano hanno modo di notare che abbiamo uno strumento come il bastone bianco che va a segnalare il fatto che abbiamo dei problemi di vista. Non per forza che siamo totalmente ciechi, ma semplicemente che abbiamo dei problemi visivi e quindi che l'altra persona deve fare attenzione. Ma come funziona il bastone bianco? Per poterlo utilizzare al meglio, la persona deve tenerlo esattamente di fronte a sé, un po' inclinato, e poi deve fare un movimento oscillatorio che segua i suoi passi per un'ampiezza che sia uguale all'ampiezza delle spalle, in modo tale da poter proteggere la persona da tutti gli ostacoli che incontra sul suo cammino. Ci teniamo a fare una segnalazione importante in questo momento in cui parliamo del bastone bianco, perché ognuno di noi può dare il proprio contributo per aiutare una persona con disabilità della vista quando si trova ad andare in giro per strada in maniera autonoma. Infatti, attraverso il cane guida al bastone bianco è possibile avere dei buonissimi livelli di autonomia e andare anche in posti sconosciuti attraverso il navigatore. Ma se notiamo che una persona con il suo bastone bianco ha qualche difficoltà, ad esempio nell'attraversare la strada oppure nell'individuare un punto di riferimento, o se notiamo che è particolarmente spaesata, è molto importante chiederle con garbo, presentandoci, se ha bisogno di una mano e se in qualche modo la si può supportare, ad esempio ad attraversare la strada. Infatti, purtroppo, una cosa su cui il bastone bianco non aiuta è l'andare dritti. Un falso mito che infatti le persone hanno è che si possa andare dritti quando si cammina anche senza vederci. Purtroppo non è così. Quindi possiamo dare il nostro contributo in questo modo, notando che la persona ha bisogno e porgendo il braccio oppure guidando le persone con la nostra voce. Mai prendere il bastone bianco dalla mano della persona non vedente, sarebbe come obbligarci a chiudere gli occhi, perché è il nostro principale punto di riferimento. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi aspetto per nuovi momenti di educazione di questo tipo. Grazie mille dall'associazione. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.